Eccoci di nuovo in studio, sempre Mauro Antonella. Che sta litigando col microfono. Antonella stasera prima o poi ce lo rompe il microfono. Sempre un bacio a Sabrina che stasera non c'è, non è presente con noi. Un bacio. Non c'è bisogno che pomici col microfono, no, Antonella. Perché non è il mio tipo, come dire. È un po' allora freddino. Anche il cappellino, cos'è più carino? È un po' freddino, magari. È un po' freddo. Sono tipo un po' freddo. Senti, proseguiamo il nostro celiachia, amica mia. Celiachia, amica mia. Sai perché l'ho voluta chiamare così? A parte la rima, che insomma era, c'era. Però perché poi alla fine si vive, convive facilmente. Ci parli? Ci parlo. Molto introspettiva questo nostro rapporto. Un rapporto molto profondo. Molto profondo e intimo. Pensa che quest'anno direi. Sono 10 anni che siamo insieme. Ah, pensa te. Abbiamo festeggiato. Avete festeggiato? In aprile, a metà aprile, abbiamo festeggiato 10 anni insieme. Ma senti, tu ormai sei in remissione, no? Dei miei peccati. Sì, diciamo, sono in fase. Ci spieghi un attimo qual è la, cioè cos'è la remissione dai tuoi peccati? No, vabbè, nel senso che, vabbè, la diagnosi è avvenuta 10 anni fa. Ora io parlo da profana, nel senso che parlo della mia esperienza. Quindi mi scuso se non userò i termini medici. Beh, io penso che in questi casi usare dei termini più semplici è anche meglio. Quindi spero anche, quindi mi baso anche sulla mia esperienza. Quindi dopo 10 anni di dieta ferrea, no, parliamo anche un attimo del prima. Allora, diciamo prima, innanzitutto, che cosa è la malattia? Abbiamo detto, la celiachia è una vera e propria malattia, sì. Una vera e propria patologia. Che cosa comporta se non cosa curata? Cosa comporta? È innanzitutto una malattia autoimmune, quindi va a colpire anche degli organi interni, e se non è diagnosticata, nel senso che abbiamo, diciamo, due filoni, no? Nel senso che spesso viene diagnosticata da piccoli. Ma magari viene diagnosticata da piccoli perché c'è una familiarità già. Allora, diciamo, è una malattia genetica. Appunto. Sì, quindi è una malattia genetica, quindi viene trasmessa geneticamente da chi, dai propri. Con quali criteri non si sa, perché per dire sì, tu hai due sorelle. Sì, una è celiaca, l'altra no. E però, i tuoi genitori non lo sono. No, però forse abbiamo capito qual è il ramo, no? Cioè, nel senso che poi aspetta, è il ramo dalla parte di mio nonno, mia nonna paterna. Perché anche una mia cugina da quella parte, una figlia di un cugino di mio padre, è celiaca. Quindi abbiamo capito qual è il ramo. Magari, che ne so, qualche bisnonno era celiaco e non sapeva di esserlo. Cioè, quindi sono saltate anche una serie di generazioni. Certo, e poi alla che fine. Che non è detto che se i miei figli. Non si trasmette da non padre è detto in figlio che i miei figli da madre. Saranno celiaci, per dire, no? Oppure magari, che ne so, per esempio, i miei nipoti non lo sono. E meno male. Quando la diagnosi da piccoli, diciamo, è. I primi principali sintomi, da quello che so, sono forse l'inappetenza, il fatto che i bambini magari quando iniziano anche lo svezzamento non crescono bene e hanno un gonfiore addominale tipo i bambini africani, mentre negli adulti, che è comunque anche per loro una problematica nutrizionale quella, sì certo, però diciamo forse la diagnosi da piccoli forse è più. Forse, adesso lo dico così, obiettivamente credo che sia molto più semplice rispetto a una diagnosi fatta da persone adulte. Un po' più adulte. Perché per esempio, parlo del mio caso, io ho una serie di sintomi 10 anni fa che tutto pensavo meno, non sapevo neanche cosa fosse, esatto. Non sapevo neanche cosa fosse, cioè sì, sapevo che era il glutine, ma e non sapevo neanche cosa fosse la celiachia, cioè infatti. E quindi magari c'era una serie di possono esserci, magari è latente, no? Quindi ci sono una serie di sintomi che colpiscono magari il corpo, magari se ha, di solito adesso ha la dermatite ectiforme, oppure magari non so, per esempio io ero anemica. Avevo lo stomaco, se non ricordo male, no? Lo stomaco, beh, sembravo incinta, niente, sono stata un 5, avrei dovuto avere tipo 25 figli. Oppure l'assorbimento anche delle varie cose, per esempio del ferro, quindi l'anemia sideropenica era causata da quello. Che palle, sì. Vabbè, comunque, diciamo, una volta diagnosticata, sei andata in astinenza da glutine. Sono dimagrita super, la prima volta per 2 mesi in vita mia sono stata magrissima. che mi toccavano le ossa, veramente. E poi dopo poi sono rinata. Io lo sai come lo chiamo? Il ritorno alla vita, perché comunque. Ho mosso la penna, perché comunque si inizia a star bene. Ti sta toccando l'argomento, quindi. Sì, no, vabbè, perché comunque fa parte della vita, della tua insomma, vita. E ne farà sempre parte. Esatto. Sarà più fedele dell'uomo
E quindi dicevamo, adesso sei in remissione. In remissione, ossia? No, nel senso che dopo 10 anni, anzi dopo 8 anni di dieta ferrea, in cui se c'è stata qualche contaminazione bruna per caso, e si sono azzerati i valori della presenza di glutine nel sangue, e quindi facendo nuovamente la gastroscopia, la celiachia è in remissione. Okay. Quindi vuol dire che, insomma, diciamo, è abbastanza sotto controllo. Vogliamo parlare invece della settimana della celiachia? Esatto, cosa si e anche prevede? Dell'Expo? C'è un stand per i celiaci all'Expo? Sì, all'Expo, che si terrà dal 1 maggio al 31 ottobre a Milano. E diciamo, appunto, come ben saprete, il tema centrale dell'Expo è nutrire il pianeta, energia per la vita, quindi sì, insomma, essenzialmente è il cibo. E infatti è quello che ti dicevo, giustamente parlando di cibo, è anche questo un argomento da Expo. Sì, infatti diciamo che l'AIC, quindi l'Associazione Nazionale Celiachia, ha ottenuto il patrocinio di Expo 2015 su alcuni importanti progetti, come anche alimentazione fuori casa e in fuga dal glutine. Che soprattutto questo secondo progetto è dedicato proprio ai bambini, insomma ai ragazzi che vivono una difficoltà magari con perché poi il problema del glutine a scuola, un diciamo, bambino, esatto, è più difficoltoso da tenere sotto controllo, da farglielo capire. Sì. Cioè, tu sei, a te è successo che eri adulta, quindi voglio dire, guarda, c'è quell'aspetto sociale, secondo me, anche dell'aspetto delle relazioni, no? Nel senso che poi adesso magari è diverso. Però devi anche spiegare agli altri perché non puoi mangiare senza glutine, perché va. Adesso non ci dimentichiamo quando siamo state a Barcellona, che siamo andate in un noto fast food e non c'era nulla che non contenesse glutine. Ah, sì, ho pianto. Esatto. Mi sono messa a piangere. Vabbè, erano anche 3 di pomeriggio, una fame assurda, gira, non trovavamo niente che potesse andare bene, infatti, per le tue esigenze. Infatti, perché ho preso la Cesar Salad. Sì, e c'erano i crostini di pane dentro. Volevo piangere, mi sono messa a piangere. C'è stato l'attimo di crisi. E niente, per quanto riguarda invece, abbiamo detto che il 16 maggio sarà la giornata nazionale dedicata alla celiachia. E nel Lazio ci saranno una serie di iniziative. Ci sai dire anche dove? Sì, ora ve le elenco. E c'è proprio questo progetto che verrà portato avanti è per fare cultura sulla celiachia, nel senso che, come dicevo prima, non è una dieta, cioè, quindi chi è che pensa che mangiare senza glutine faccia dimagrire? Ah sì, perché questa è una cosa, non è una tendenza, no? Dico, mangio senza glutine così dimagrisco, sto meglio. No, perché invece escludere chi non è celiaco, escludere, se esclude totalmente glutine causa dei problemi. Vabbè, voglio all'organismo. Tu comunque hai degli alimenti o degli integratori per questa cosa, no? Cioè, voglio dire, la mancanza totale di glutine comunque. Oh, vabbè, noi mangiamo mangiamo comunque assorbiamo comunque dei carboidrati, perché comunque per noi il glutine è nocivo, quindi ci causa, insomma, dei gravi problemi. E quindi, ma chi non, tipo... Ah, che poi, scusami se ti interrompo. Prego. Glutine non significa solo pasta e pane. No, no, come dicevamo prima, ci sono anche dei legumi che tu, certo, non puoi neanche vedere. Orzo, esatto. Farro, segale. Cioè, non diciamo, è solo pane. No, diciamo che sono dove c'è la spiga, la maggior parte del... Molto spesso, magari mi ricordo qualche anno fa, dicendo ai ristoranti: non si preoccupi, le do l'orzo, le do la pasta di gamut, ma va a ammazzare. Cioè. Me va a vedere morta. Infatti. Allora, dicevamo, gli appuntamenti di questo fine settimana saranno sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 10 alle 16, al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese, e Viale Pietro Canonica, Piazza di Siena. L'associazione AIC sarà presente con uno stand dove si potranno avere tutte le informazioni sulla celiachia e consulenze con medici nutrizionisti, accompagnate da degustazioni rigorosamente gluten free. È importante questo, perché io mi ricordo che andai in uno dei primi appuntamenti, quando scoprì di essere celiaca, andai a penso che fosse a Piazza Farnese, no? E devo dire che è stato molto importante, molto. Sì, si orientano molto. Vabbè, voglio dire, non è una cosa che tutti sanno, no, avere infatti delle informazioni chiare e precise. Sì, anche perché me... confrontarsi aiuta molto. Esatto. Poi il 22 maggio dalle 10 alle 16 sarà allestito invece lo stand presso il Museo di Roma in Trastevere. E poi abbiamo un altro appuntamento, naturalmente sto leggendo perché non me li ricordo. Antonella, però non va bene, devi studiare prima.
No, ci sarà anche un appuntamento invece fuori Roma il 21 maggio alla Dispoli, con un convegno in collaborazione con Asso Balneari, mm-hmm. Volta a migliorare l'accoglienza dei celiaci in spiaggia durante la stagione estiva, il che certo. È molto importante. Anche perché pure lì mi viene in mente che di solito al chioschetto del bar, se ti vuoi fermare a pranzo, trovi il panino. Ti porta sempre la sacchettella con panino, esatto. E company. Vogliamo ascoltare la prossima canzone? La prossima? Ma vogliamo ascoltare una canzone italiana? Direi a casa. Sì, dai. Vogliamo, mettiamo Banda Bardot? Ok. L'estate paziente. L'estate paziente. C'era la fiera lì fuori città, festeggiare il ritorno del sole. Lola in persona vendeva popcorn. Lola in persona vendeva popcorn. E tutti a guardarle, il culo a pensare come sarà, e le altre donne sussurrano malignità. C'era molta polvere lì fuori città e nessuno passava per caso di l'estate paziente veniva lo stesso. Si cantava per Lola, perché non ci sposi tutti. Noi che ti amiamo mangiando popcorn, fino al giorno in cui Lola trovò qualcosa in qualcuno, un tale Tommaso più brutto di noi. Ma l'estate paziente ritorna lo stesso, l'estate paziente guardando intensamente negli occhi. Siamo nuovamente in studio. Il tempismo. Parlavo con questo bel moro che sta alla regia.
Non gli fai i complimenti che poi diventa rosso un'altra volta. Tanto bello lui. Carino. Ti sto guardando intensamente negli occhi. Mi devi menare.